che bisogna che questa operazione voi la cominciate a fare. Quella regola che io so dov'è. Bisogna che la cominciate a fare. Allora, siccome parlavo a voi di settore giovanile, non vedranno fatte lezioni di settore giovanile e di tecnica, che oggi a filosofi comincerà la lezione con voi, faranno tre lezioni. E perché c'è un pensiero, la tecnica la conoscete, l'avete fatta, conoscete, sapete insegnare un'altra cosa, non solo. Vedere gli errori e trovare gli esercizi per le correzioni a mano, questo bisogna fare. Allora, ma questo lo farete con soldi, poi avete la prossima settimana di inglese, poi cominceremo a entrare nei particolari, a mettere insieme anche quello che abbiamo fatto noi e che continueremo a sviluppare, per esempio, la pesantella della quale poi scenderemo nei particolari, però si comincerà che vengano a fare lezioni, non so, Cadregali verrà a fare il 4-3-3, Barrella verrà a fare il 4-4-2, 4 ore di lezione per ogni modulo, vuol dire 2 ore di teoria e 2 ore di pratica sul campo con esercitazione, viene fatta l'applicazione dell'esercitazione. Tenendo conto che voi avrete la licenza per fare i secondi in Serie A e in Serie B, per allenare le prime squadre, per fare anche lo studio delle partite, ieri è venuto a farvi capire un po' come funziona, perché è un mestiere anche quello, per allenare le settori giovanili, quindi è un titolo che dà anche possibilità di lavoro, però bisogna conoscere. E noi bisogna darvi le conoscenze e tanti strumenti per poter andare avanti, chi ne ha voglia. Allora, avete lo strumento per dirmi oggi, mi ricordo uno di voi mi aveva fatto una domanda parlando del settore giovanile e io a lui gli avevo detto, dico, no, non mi ricordo, nel settore giovanile bisogna giocare così 4-2-3-1, non mi ricordo chi mi aveva fatto questa domanda, avevo detto si gioca 4-2-3-1 perché almeno fino a Nagieri bisogna avere la possibilità di rimanere in tre difensori, perché bisogna difendere in parità numerica, e abbiamo spiegato che fino a Nagieri sarebbe sbagliato esercitarci all'uno contro uno prima che arrivi la palla, il marcamento, quello che abbiamo accennato là sul campo, il posizionamento, e sapete che il posizionamento può essere, il tipo di marcamento può essere o difesa della porta o sul linea, questo l'abbiamo. E poi vedremo i casi, quando ci vuole di più uno, quando ci vuole di più un altro. Nel settore giovanile abbiamo detto, noi non possiamo tutta la settimana stare lì a fare uno contro uno prima che arrivi la palla, oppure dopo che la palla è ad attaccare, quindi saper mettersi, saper difendere uno contro uno, se poi noi la domenica gli togliamo uno contro uno. Nell'allenamento più importante della settimana noi bisogna continuare a fare l'uno contro uno. Allora vi avevo detto, guardate, l'unico modo per giocare è questo, perché quando la squadra avversaria gioca con un centravanti, due ali, e io voglio giocare in parità numerica, devo togliere un difensore centrale, e per togliere il difensore centrale bisogna che gli trovi un posto, il posto in avanti sta là in mezzo, va bene? Avevamo detto questo,
E questo modulo che cosa diventa? Questo centro campo diventa un telenomotre, va bene? Per giocare in parità numerica. Quindi è vero questo, cioè questo è vero. Con quello che abbiamo spiegato è vero però che possiamo usare anche in un altro modulo nel settore giovanile. E questo è 4 e 4 7. E se io voglio giocare in parità numerica di destra, che cosa devo fare? Devo alzare lo stopper di destra allo stopper di sinistra. Oh, questo. Faccio una coppia di centrocampisti. E che cosa diventa questo? 3 quadrilatero, 3 oppure 3, 2, 2, 3, diventa, invece che un rombo diventa un quadrilatero, per cui noi questo lo possiamo fare tranquillamente, avendo parlato del quadrilatero anche, per cui noi facciamo, andate su, per cui noi dirigiamo il settore giovanile. Se alzo questo, questo, se metto questo, questo si porta in là. Faccio la coppia dei difensori, faccio una coppia di centrocampisti che è costituita dal centrocampista centrale più uno stopper. E abbiamo detto che allo stopper giocare da centrocampista va bene, oltretutto, perché migliora nella tecnica.